In occasione del giubileo della Misericordia, il vescovo Armando aprirà la Porta Santa all'ospedale Santa Croce di Fano. Abiterai la terra, commento all'enciclica Laudato Si, secondo appuntamento con Terre di Mezzo con Daniele Garota e Fabio Taffetani. Don Attilio Rivelli è tornato alla casa del padre, tutta la comunità di Cucurano dà l'ultimo saluto al parroco emerito. La Federazione Italiana Settimanali Cattolici in udienza da Papa Francesco, presente anche una delegazione del nuovo amico. Veronica Principe e Maddalena Bugliani sono le nuove direttrici del campo di lavoro e formazione missionaria. Idee in comune, lavorare e progettare insieme per la propria città. Bentrovati a questa edizione del TG Web. Apriamo il nostro telegiornale con l'apertura della Porta Santa all'ospedale Santa Croce di Fano, proprio in occasione del giubileo della Misericordia. Sarà domenica 17 aprile alle ore 16. Per conoscere i dettagli della giornata abbiamo intervistato Don Marco Polverari, cappellano in servizio presso l'ospedale Santa Croce. Sì, stiamo ultimando ormai i preparativi per questa celebrazione che terremo domenica prossima, il 17. Apertura della Porta Santa con la celebrazione giubilare all'ospedale Santa Croce di Fano, un'iniziativa che nasce da un'idea certamente del nostro vescovo che diverso tempo fa, quando appunto si è programmato l'anno giubilare delle sue manifestazioni, abbiamo manifestato l'idea di una celebrazione appunto in questo centro della sofferenza, perché l'ospedale è questo come segno che coinvolge un po' tutte le realtà della sofferenza, tutti i luoghi, no? E come segno diocesano. Siamo partiti, grazie anche alla grande disponibilità di tutta la direzione medica in questo, sono già alcuni mesi che stiamo preparando, siamo ormai alla vigilia, domenica la convocazione è alle ore 16, ci ritroveremo in fondo al piazzale, in fondo meglio alla via, l'ingresso dell'ospedale, quella che adesso è la via di uscita, no? Secondo il senso unico, per dare avvio al pellegrinaggio. L'apertura della Porta Santa prevede sempre un pellegrinaggio, e passeremo attraverso la porta, io la chiamo la sbarra, quella dove si passa ogni giorno, dove passa ogni sofferenza, ecco ogni dubbio, ogni fatica, ogni perplessità. Quando si varca la soglia dell'ospedale c'è sempre un peso che portiamo dentro, una speranza che nutriamo nel cuore. Ecco, passeremo lì, ci fermeremo per renderci conto di questa situazione, della sofferenza, della malattia, cosa significa essere coinvolti. La passeremo quella porta, entreremo sulla pubblica via, via Vittorio Veneto, per poi rientrare attraverso la Porta Santa che sarà il cancello dell'ospedale. E lì inizierà proprio questa celebrazione dell'Eucaristia, appunto nel giubileo della Misericordia, laddove ci auguriamo di trovare proprio un grande momento di incontro di fraternità. Il Papa dice che alla fine del giubileo dobbiamo lasciare un segno, no? Per il giubileo, a una struttura. Cominciamo a rendere giubilari quelle che ci abbiamo, le strutture. Questa è un'occasione, ecco, credo davvero propizia. Ringrazio ancora tutti. Ecco, credo che il tutto vada, ma sono sicuro, sul sito della diocesi, se possibile anche da coloro che sono a casa, non posso, sono impediti di poter partecipare a questa celebrazione. Terminata la celebrazione dell'Eucaristia, ecco, ci sarà anche un momento così di festa conviviale presso i giardini, sempre adiacenti all'ospedale, all'interno dell'ospedale, piccolo parco che c'è rimasto, per intenderci intorno alla statua di Padre Pio. Ci abbiamo organizzato anche questo momento così conviviale insieme. Ringrazio anche la banda Città di Fano che presterà servizio per aiutare la liturgia, accompagnare il pellegrinaggio, fare festa. E dall'ospedale Santa Croce ci spostiamo ora alla sala del Consiglio Comunale, dove martedì 12 aprile si è tenuto il secondo appuntamento con Terre di Mezzo. Intervenuti Daniele Garota, scrittore biblista, e Fabio Taffetani, professore di botanica all'Università Politecnica delle Marche. Vediamo il servizio di Matteo Itri.
Ci si è riuniti per parlare di come prendersi cura della terra martedì 12 aprile scorso in occasione del secondo appuntamento di Terre di Mezzo, tenutosi presso la sala del Consiglio Comunale di Fano. Il libro che è stato presentato per l'occasione è stato infatti Abiterai la Terra, edito dall'editrice Ave, in cui l'enciclica del Papa Laudato Si viene declinata secondo la sensibilità di esponenti di diversi settori. Nella serata di martedì scorso sono a tal proposito intervenuti Paolo Taffetani, professore di botanica presso l'Università Politecnica delle Marche, e Daniele Garota, noto biblista, moderati da Laura Giombetti. Nel tempo, l'interesse economico privato di alcuni singoli ha prevalso sul fine comune, ha introdotto il suo intervento il professor Taffetani, riportando poi innumerevoli esempi che, prendendo in analisi le varie forme di energie rinnovabili, hanno passato in rassegna le strategie impiegate nel tempo da agricoltura e zootecnia, permettendo di portare alla luce quanto le scelte dell'uomo hanno in definitiva modificato la natura. Una natura che è mutata non solo in termini di biodiversità, ma anche per quanto riguarda l'evoluzione morfologica del territorio stesso. La terra viene avvelenata, abbiamo distrutto negli ultimi decenni quanto avevamo conservato intatto sin dalla creazione, ha rilevato Daniele Garota. Pensate che nella scrittura non esiste il concetto di natura come lo intendiamo oggi, semmai troviamo il termine creazione. Coltivare e custodire, questi sono i compiti affidati all'uomo. Ma l'uomo ha disobbedito, ha causato la rottura, da qui inizia infatti la storia umana connotata dal sudore della fronte, dal dolore e dalla morte. Attraverso la colpa dell'uomo la morte è quindi entrata nell'intero creato. Nella visione profetica però viene superata questa fase laddove si immagina che un giorno il lupo e l'agnello potranno pascolare di nuovo insieme. Il Papa dice che un Dio capace di rinunciare alla sua potenza fino a farsi inchiodare sulla croce è un Dio che può fare l'impossibile perché ha una potenza che può salvare. Il prossimo e ultimo appuntamento con Terre di Mezzo è per martedì 26 aprile, dove assieme a Cristiana Santini e Luca Imperatore si parlerà di come prendersi cura delle relazioni. Mercoledì 13 aprile tutta la comunità di Cucurano, visibilmente commossa, ha voluto dare l'ultimo saluto a Don Attilio Rivelli, il parroco emerito di Cucurano che ha formato umanamente e spiritualmente intere generazioni. Arrivederci in paradiso sono le prime parole del testamento spirituale che Don Attilio Rivelli, parroco emerito di Cucurano, tornato alla casa del padre lunedì 11 aprile, a qualche giorno dal suo 89esimo compleanno, ha voluto lasciare alla comunità che mercoledì 13 aprile ha affollato la chiesa parrocchiale per dargli l'ultimo saluto. C'erano tutti, il vescovo Armando, i sacerdoti, il parroco Don Marzio che lo ha assistito con amorevolezza fino alla fine, i giovani che lui amava tanto e a cui teneva particolarmente, i bambini, le famiglie, quanti lo avevano incrociato nel loro cammino di vita. Don Attilio ha formato umanamente e spiritualmente tante generazioni che mercoledì commosse hanno voluto accompagnarlo con la preghiera. Potrei definire Don Attilio, affermato il vescovo, con tre aggettivi: umile, libero e trasparente. Fino alla sua morte è stato un uomo generoso che ha dato tutto per la Chiesa e per le vocazioni, fino alla fine in servizio, mai dimissionario e sempre in comunità con gli altri sacerdoti. Durante l'omelia il vescovo ha letto il testamento spirituale di Don Attilio, un testamento semplice, sobrio, nel suo stile, come è stata tutta la sua vita spesa a servizio del prossimo. Nel testamento Don Attilio ringrazia il Signore per le persone che ha messo al suo fianco, chiede perdono e una preghiera, ringrazia le comunità nelle quali ha prestato il servizio, il vescovo e i sacerdoti. Chiede di escludere dall'omelia ogni riferimento elogiativo alla sua persona, ma di dire che ha vissuto ed è morto contentissimo della sua vocazione. E poi l'invito ai giovani a prendere il suo posto nel servizio al popolo di Dio. In occasione dei 50 anni di fondazione della FISCI, la Federazione Italiana Settimanali Cattolici, quasi 6.000 persone giunte da diverse diocesi italiane si sono ritrovate a Roma in udienza da Papa Francesco, tra loro anche una delegazione del settimanale interdiocesano Il Nuovo Amico. Vediamo il servizio. 5.000 persone provenienti da tantissimi settimanali diocesani d'Italia con in testa un cappellino rosso targato Federazione Italiana Settimanali Cattolici, nella giornata di sabato 9 aprile hanno invaso Piazza San Pietro, in occasione dei primi 50 anni di attività della Federazione, per festeggiare insieme a Papa Francesco il Giubileo della Misericordia per i settimanali cattolici. Anche il settimanale interdiocesano Il Nuovo Amico delle diocesi di Pesaro, Fano e Urbino non ha voluto mancare a questo importante momento con un pullman di giornalisti, collaboratori, sostenitori e lettori delle tre redazioni diocesane.
Il Santo Padre nell'udienza giubilare ha incentrato la sua riflessione sulla misericordia elemosina. L'elemosina dovrebbe portare con sé tutta la ricchezza della misericordia, come la misericordia ha mille strade, mille modalità, così l'elemosina si esprime in tanti modi per alleviare il disagio di quanti sono nel bisogno. Al termine dell'udienza, a stringere la mano al Papa, a nome di tutto il nuovo amico, insieme al caporedattore Roberto Mazzoli, c'era un detenuto di Villa Fastigi, che fa parte della redazione di Penna Libera Tutti, l'inserto del settimanale realizzato dai detenuti della casa circondariale pesarese. Due giovani catechiste della parrocchia di San Pio X e animatrici del centro missionario diocesano saranno le direttrici del prossimo campo di lavoro e formazione missionaria, in programma dal 10 al 16 luglio. Veronica Principi, studentessa di lettere moderne, e Maddalena Buiani, studentessa di giurisprudenza, sono state ufficialmente nominate direttrici del prossimo campo missionario nella riunione degli animatori del centro missionario diocesano che si è tenuta lo scorso sabato 9 aprile. Alle due giovani spetta il compito di coordinare la squadra di animatori in preparazione e durante il prossimo campo missionario. Da febbraio a fine marzo quasi 100 persone si sono incontrate e confrontate sulle proposte da suggerire all'amministrazione comunale, arrivando a ideare poli sportivi, cittadelle della moda, saloni del gusto, aree dirigenziali e tanto altro, fra cui anche un museo del carnevale. Il tutto è stato infine presentato lo scorso 8 aprile nella chiesa di Santa Maria del Suffragio di Fano nell'ambito del progetto Idee in Comune. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile seguire questa edizione sul sito fanodiocesitv.it. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.